Ma intanto, al di là di questa aggressione vergognosa, inaccettabile alla magistratura, è chiaro che Berlusconi pensa di prenderci tutti per imbecilli, cioè pensa di girare l'angolo parlando di magistratura e non rispondendo delle cose cui deve rispondere. Primo punto, qui si parla di un reato, prostituzione minorile, sulla base di documenti, per quel che si è visto, che non sono, come dire, fantasie campate per aria. Quindi lui deve andarsi a difendere davanti ai magistrati e non nelle sue TV o in quelle di Stato, come abbiamo visto ieri. Ho visto ieri un TG1 incredibile. Pagare il canone di fronte a queste cose diventa sempre più difficile. Secondo punto, al di là dei reati stessi, situazione gravissima veramente. Cioè quest'uomo ci rappresenta in Italia, all'estero, e noi ne abbiamo un danno d'immagine concreto che è colossale. Io vorrei che ci si rendesse conto di questo. Non posso fare i nomi, ma stamattina mi sono arrivate parecchie telefonate di imprenditori non minori, ecco, se mi si crede sulla parola, che tornavano dall'estero sgomenti. Siamo su tutti i siti del mondo, siamo su tutti i giornali del mondo. E questo Presidente del Consiglio, che ha giurato sulla Costituzione, dovrebbe aver letto che la Costituzione dice che chi svolge un incarico pubblico deve farlo con disciplina e onore. Ecco, lei l'altro Qui non giorno è, ha ha detto ha tradito la tradito, Costituzione. qui non è questione di moralismo. Io non faccio moralismo al netto dei reati. Perché per l'amor di Dio, uno, che so, fa il mestiere di regista di film porno, non ho nessuna obiezione. O più nobilmente scrive Le Mille e Una Notte, non ho nessuna obiezione. Ma se uno fa il Presidente del Consiglio, deve sapere che c'è un rapporto fra comportamenti privati e azione pubblica. Io ho già detto una volta, guidare un camion è un fatto pubblico, aver la patente è un fatto personale, ma ci vuole la patente per guidare il camion. Se tu vuoi fare l'uomo pubblico, devi trasmettere civismo, onestà, serietà. Io credo che siamo in una situazione nella quale il Presidente del Consiglio deve impegnare le sue giornate, qui c'è il terzo e ultimo punto, per spiegare cosa fa la notte. E un paese che è pieno di problemi come il nostro non può permettersi una cosa del genere. Cioè noi in questo momento, e per le prossime settimane, se va avanti così, abbiamo bloccato tutto, tutto, tutte le cose che dobbiamo fare attorno alle sue questioni. Ecco, allora questo non è accettabile. Non è accettabile. Adesso noi proveremo a fare la nostra parte, come cercherò di dire, però adesso ho sentito che la Chiesa serve, cioè bisogna che tu. Ecco, era proprio questo che Ecco. volevo ripartire proprio da qui, no? Perché questo, in questo suo ragionamento mi pare che ci sia nella parte iniziale una sorta di appello anche all'establishment, per così dire. Lei citava gli imprenditori, ma la Chiesa è un'altra componente essenziale in questo momento della società italiana, nel discorso pubblico che riguarda Berlusconi. Insomma, Bertone ha detto una cosa impegnativa, il segretario di Stato Vaticano. Come lo si può valutare? E come può incidere soprattutto? Si è sempre detto quante divisioni ha la Chiesa e in che misura la Chiesa può determinare e influire sulle scelte della politica, visto che finora ha sempre sostenuto questo governo, questo lo possiamo dire, no? Io penso che siano state quelle del Cardinal Bertone le parole pesanti, parliamoci chiaro, parole pesanti che segnalano un passo della Chiesa che sa di essere e chiede di essere anche un'autorità morale, oltre che un'autorità di fede. E certamente io sento un disagio molto diffuso nella gente comune a proposito di questi modelli che vengono proposti. E quindi mi aspettavo e è avvenuto, comincia a venire, che anche la Chiesa si pronunciasse. Non c'è solo lei però. Qui abbiamo un problema appunto di quelle che una volta si chiamavano elite. Sto parlando di autorità civiche, di autorità sociali, diciamo economiche. È ora di dire una parola. Io capisco quel che si può chiedere alla politica, l'opposizione fa un mestiere difficile nel berlusconismo. Noi PD lanciamo un'iniziativa per dare voce a tutti gli italiani indignati che non possono sopportare questa cosa, a tutti quanti. Quindi noi dal primi di febbraio faremo in tutta Italia 10.000 gazebo per raccogliere 10 milioni di firme
su un testo che dica semplicemente: vai a casa, dobbiamo cominciare a parlare dei nostri problemi. E attorno a questo fare kermesse, iniziative, una mobilitazione. Cercheremo di fare la nostra parte, però il mio appello, ripeto, si rivolge anche ad altri soggetti. Qui c'è di mezzo l'Italia, tutti questi soggetti come fase di vento lo sanno. Non possiamo andare avanti settimane e mesi così, francamente non possiamo. Ecco, anche quindi, appunto lei citava imprenditori di media categoria, però invece le associazioni che questi imprenditori rappresentano, per esempio Confindustria finora diciamo non ha fatto sentire la sua voce. Capisco che parlare poi di questioni che riguardano appunto il modo in cui il Presidente del Consiglio passa le sue notti può essere un po' imbarazzante per organismi rappresentativi come Confindustria, sindacati, eccetera. Però nel momento in cui, come lei dice, è in gioco l'immagine e la credibilità del Paese... Ma nessuno chiede a nessuno di mettersi a disquisire su questioni, diciamo così, sessuali, morali. Non è questo la questione. Se c'è un reato lo vede la magistratura. C'è l'impasse clamoroso di un sistema che si è avvitato attorno ai problemi del capo. Questo io adesso me lo faccio dire, insomma, adesso si comincerà a capire quel che dico da un anno e mezzo. Ma insomma, noi siamo in una situazione nella quale la fase 2 del berlusconismo, cioè la fase nella quale lui non può tirare avanti la palla perché non ha più un sogno da vendere, ma ha forza mediatica, economica, perfino forza di ricatto, sarà la fase nella quale si chiude a riccio, bloccando il sistema. Secondo, il fatto che noi da 10 anni scivoliamo rispetto a tutti gli altri paesi europei ha qualcosa a che fare con la democrazia. Il meccanismo del capo non decide, porta il sistema sempre attorno ai suoi problemi. E terzo, io qui mi rivolgo, forze sociali, forze politiche, quando abbiamo detto e diciamo, ma uscire da questa fase comporta una fase ricostruttiva di regole del gioco e di patto sociale. E qui c'è la responsabilità di un progetto. Noi stiamo lavorando esattamente su questo, non mettiamo avanti il politicismo, un progetto ricostruttivo di sto paese, e lo rivolgiamo a tutti quanti, fuori dalle gelosie, dalle piccole beghe. Adesso si comincia a capire cosa c'è in gioco? Cioè noi vogliamo metterci in una situazione in cui facciamo il prossimo decennio ancora così, con Berlusconi Presidente della Repubblica? Cioè cerchiamo di capirla questa cosa. E poi anche opinioni diverse, posizioni diverse, vedremo strada facendo. Ma per Bacco, cerchiamo di renderci conto nel profondo del problema del paese. Che prospettiva diamo alle nuove generazioni? Ma noi dobbiamo metterci a lavorare. E qui ci vuole, non sopporto più, diciamo, le gelosie, le cose di questa, quell'altra forza politica, io non parlo con questo, quell'altro non parla con quell'altro. Ma vogliamo scherzare? La vediamo la situazione. Ecco, questa sarà la nostra posizione, che parla al paese e poi la politica seguirà.